In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti». Il servo si trova in casa senza padrone. Dice un vecchio detto: quando il gatto non c'è, i topi ballano. E così il servo malvagio, profondo conoscitore degli usi e degli orari del padrone, sente nel cuore di poter prendere le sue veci durante il suo ritardo e disporre a proprio piacimento di persone e di beni. E chi è questo servo? Ancora una volta Gesù si rivolge indirettamente a scribi e farisei, a coloro a cui Dio ha affidato persone e beni, a coloro che più di altri conoscono usi e orari di Dio, perché conoscono la sua legge. Sono loro i servi malvagi. Ma la vera domanda è: perché questi, che sono stati scelti da Dio come capi del popolo, sono proprio loro che tradiscono Dio? Non sono forse il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Perché sono passati da servi beati a servi malvagi? Proverei a dare questa risposta: non hanno retto l'assenza del padrone. Ricordate che cosa è successo al popolo di Israele nel deserto quando si sono sentiti orfani di Dio e di Mosè, il suo rappresentante? Non hanno esitato a costruirsi un idolo potente, il vitello d'oro. Reggere e gestire l'assenza di Dio credo sia una delle cose più faticose, specialmente per i capi del popolo e anche per noi preti. Noi che ogni giorno annunciamo e celebriamo la sua venuta, dobbiamo continuamente dire a noi stessi e agli altri: state certi che verrà. Non è facile, perché l'assenza dello sposo genera fatiche, vuoti affettivi ed esistenziali. Succede qualcosa del genere ai giovani quando si insiste sull'assenza di prospettive e di futuro. Li si rende inquieti e ansiosi, e per riempire quei vuoti sappiamo bene come va a finire. Eppure l'assenza ha un grande valore pedagogico e spirituale. Lo spazio di assenza è la reale possibilità di conoscerci in profondità. E così Dio gioca a nascondino con noi, come diceva San Pio da Pietralcina, perché impariamo a cercarlo in maniera sempre nuova.